Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Chiasso News. Continua la mostra su Ercolano e Pompei al Max Museo di Chiasso. Vediamo l'intervista a Nicoletta Ossanna Cavadini, direttrice del Max Museo. Amici del Saltrosauro TV, siamo oggi con Nicoletta Ossanna Cavadini, direttrice del Max Museo di Chiasso. Buongiorno. Un cordiale saluto a tutti voi, con piacere. Abbiamo in questi giorni, già da febbraio, in corso al Max Museo di Chiasso la mostra Ercolano e Pompei, visioni di una scoperta. Nicoletta, ci parli di questa bellissima mostra che io ho già avuto il piacere di visitare, del quale sono rimasto particolarmente colpito, addirittura per aver visto le lastre originali che sono state usate per stampare nel Settecento i libri dei primi archeologi praticamente. Sì, certo, noi siamo un museo dedicato alla grafica, al design e alla comunicazione visiva e quindi in questo nome che è Max Museo, cioè Museum Art X, il museo verso anche l'arte più contemporanea, in realtà indaghiamo anche quello che è l'aspetto specifico della cultura grafica del passato. E noi dobbiamo pensare che attraverso proprio le matrici, cioè queste lastre di rame incise specularmente, quindi come se fosse tutto alla rovescia dovevano fare questi artisti, per riuscire a trasmettere la conoscenza attraverso l'incisione, quindi la stampa. L'argomento qual è? Una volta all'anno indaghiamo un argomento storico, quest'anno ricordando la scoperta prima di Ercolano 1738 e poi quella di Pompei 1748, nel 2018 abbiamo pensato di organizzare una mostra significativa, importante, in collaborazione anche con il MAN, con il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, il museo che detiene più reperti archeologici al mondo. E in questo caso il tema specifico è la scoperta di questa nuova conoscenza, prima le antichità di Ercolano e poi di Pompei. Se iniziamo con il tema delle lettere, perché sui grandi viaggiatori del Grand Tour si trasmettevano la loro conoscenza, l'emozione di questa scoperta dei primi reperti, e la visualizzazione descritta di quello che erano le città dissepolte, prima di Ercolano e poi di Pompei, lo troviamo attraverso la forma scritta. E allora nella prima sala sono così enunciate, fatte e mostrate le lettere di Re Carlo di Borbone, che amava essere a conoscenza sempre di ciò che si stesse scoprendo nel proprio regno, e nello stesso tempo anche coloro che cercavano di riportare su carta queste scoperte. Nella mostra troviamo sia i reperti archeologici che gli elementi descritti graficamente, ed è questo anche bello nel ripercorrere alcuni punti salienti della storia delle scoperte. Quindi se siamo all'inizio, alla fine del Settecento, dove incominciamo nella prima sala, con la Villa dei Papiri, con il teatro di Ercolano Antico e con le bellissime incisioni di Francesco Piranesi, figlio del grande Giovan Battista, che aveva dato una visualizzazione della Gran Grèce, quindi della Magna Grecia, a questo pubblico di colti e curiosi che volevano scendere a prima Ercolano e poi Pompei per calcare quelle che erano la via di conoscenza del Grand Tour.
Successivamente il momento di approfondimento è il taccuino da viaggio, che se per alcuni è il classico calepino da mettere sotto la giacca, che con la matita tirare fuori nella zona degli scavi e riprendere quello che si poteva all'epoca vedere, per altri significava anche fare degli acquerelli, significava anche approfondire con dei commenti, significava anche soffermarsi sui lacerti di affresco. E quindi è bello in queste sale vedere i lacerti di affresco trasportati nel Museo dei Portici alla fine del Settecento, dove staccavano proprio l'intero pezzo di muro con l'affresco stesso, e ritrovare questi elementi riprodotti nei taccuini commentati. William Gell in particolar modo, questo nobiluomo inglese che lascerà Londra e si innamorerà poi di Pompei e non la lascerà finché non avrà condotto a termine quella che sarà la sua pubblicazione pompeiana. Ma vediamo anche tantissime gouache, tantissimi acquerelli con matite, china acquerellata, fino a arrivare anche all'uso della gouache, una sorta di tempera molto particolare, e rendere queste zone, la zona del foro piuttosto che la zona della via dei sepolcri o ancora la zona del teatro e dell'anfiteatro di Pompei, crescere così nella conoscenza, nella visualizzazione sotto gli occhi dei visitatori. Ci spostiamo poi nelle sale successive, in cui c'è la possibilità di vedere il reperto archeologico, la matrice, quindi questa lastra in rame dove l'artista ha inciso all'acquaforte, poi con punta secca e con bulino l'oggetto, e con una sorta di tratteggio il chiaroscuro, vediamo la stampa accanto e in un caso vediamo anche il disegno originario. Quindi è bello vedere, abbiamo lucerna, abbiamo una lucerna gemella, quindi con due bocche d'ingresso, abbiamo un bellissimo candelabro, abbiamo altri oggetti della vita quotidiana come il tripode o come la brocca, e nello stesso tempo abbiamo anche bassorilievi in marmo con rilievo bacchico, oppure Giove Ammone con questa forza che aveva dedicatoria di Ercolano, con Giove con queste corna proprio di caprone, quindi ancora una visione di forza ancora maggiore. E chiudiamo nell'ultima sala con il tema del disegno rilievo, dove ormai Ercolano e Pompei, soprattutto Pompei, venivano sempre più scavate, prima sotto il periodo del grande impulso dei francesi, il periodo napoleonico, e dopo i Borboni che incrementeranno notevolmente, finché la visione dell'architetto archeologo porterà alla scoperta, come nel caso della più grande Domus Romana, che è stata denominata la Casa del Fauno perché è stato scoperto nel primo impluvium un piccolo fauno, e dove la superficie di questa ricca casa è la superficie più grande finora conosciuta delle case di Pompei, con doppio impluvium, quindi con doppio peristiglio anche, e una casa molto ricca, era nella zona della Via dell'Abbondanza, era nella zona della borghesia mercantile, diremo, per l'epoca romana, e sono stati trovati anche degli oggetti quali suppellettili della casa, ma anche gioielli in cui venivano portati. Uno di questi, questo bellissimo bracciale dorato serpentiforme, che era gemello, l'altro è in visione al MAN, Museo Archeologico Nazionale di Napoli, e dobbiamo immaginare che questa testa di serpente aveva gli occhi, per gli occhi incastonati due rubini rossi fortissimi, e quindi immaginiamo queste anche giovani donne e come potevano portare questi gioielli e riuscire a ammagliare attraverso una grande manifattura e una grande cultura del corpo. Vediamo le gouache di Antonio Coppola, che a fine Ottocento riportavano questi disegni all'interno delle esposizioni nazionali e internazionali, per far vedere attraverso il disegno com'era Pompei e com'è al giorno d'oggi, cioè per l'epoca fine Ottocento, e riuscire a un grande pubblico coinvolgerlo attraverso l'emozione della scoperta.
e finché si arriverà con 800 inoltrato, con l'uso della fotografia, prima i daguerrotipi e poi la fotografia all'albumina, diverse immagini dei luoghi tipici di Pompei, il Tempio di Iside, la zona dei fori, del foro o quella dei teatri, sempre più oggetto di indagine di questo nuovo mestiere che era quello del fotografo, che aveva occasione quindi di guadagno, di plauso e nello stesso tempo di divulgare non più a un'intelligenza ristretta come quella della fine del Settecento attraverso le lettere, ma a un pubblico sempre maggiore attraverso la stampa delle prime cartoline, delle cartoline a soffietto, delle prime pubblicazioni, dei primi album tematici fotografici dedicati alle case di Pompei. Ecco che la possibilità della comunicazione quindi si allarga fino ad arrivare concettualmente ai giorni nostri, dove alla voce, al nome Ercolano e Pompei, noi tutti abbiamo nel nostro immaginario collettivo un'immagine di questi luoghi, che è un'immagine dettata da un sistema di trasmissione di conoscenza, ed è bello indagare attraverso la mostra, scoprire quelle che sono state le dinamiche di questo metodo di trasmissione di conoscenza, fino a concludere con un bellissimo quadro di Luigi Bazzani, che è interno pompeiano. È una vera e propria atmosfera di fine Ottocento, intrisa di senso romantico e di visione anche simbolica, in cui queste giovani donne ritratte ormai in una maniera in cui la conoscenza dava tutti i dettagli in un interno di casa pompeiana, mentre si stavano provando dei gioielli, e a terra si notano questi fiori recisi che è simbolo di una vita che cesserà da lì a poco per una grande tragedia come quella dell'eruzione del vulcano Vesuvio, che, come disse Goethe, mai una tragedia così grande dell'umanità fece felice la modernità per la conoscenza. Quindi, amici del Seltriosauro, un pezzo di Pompei è a Chiasso, un'occasione direi unica per averlo praticamente sotto casa. Nicoletta, diciamo date, orari, anche perché abbiamo ancora poco tempo per vedere questa bellissima mostra. Sì, la mostra è stata prorogata di una settimana, quindi per il pubblico c'è una settimana in più, cioè fino a domenica 13 maggio. Gli orari sono, tranne il lunedì che come tutti i musei sono chiusi, è dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. Devo dire che Chiasso ha voluto rendere omaggio a questo argomento in una maniera anche molto particolare, ossia è stato approfondito con un ristorante di Chiasso il menù pompeiano, per cui nella pausa del mezzogiorno è anche possibile andare a cibarsi con una tradizione pompeiana e capire anche quelli che erano i loro sapori in maniera anche curiosa. Nello stesso tempo, visto che è stato lanciato anche in questa stagione di moda lo stile pompeiano, una ripresa dei colori, delle modalità anche diciamo proprio di sistema di moda in generale, per cui è possibile in un altro negozio di Chiasso poter usufruire della pettinatura alla pompeiana, del trucco alla pompeiana e dei gioielli alla pompeiana. Quindi vi aspettiamo qui a Chiasso, Max Museo. Ringraziamo Nicoletta Ossanna Cavadini per il suo tempo e soprattutto per questa bellissima mostra. Sì. Potete vedere tutte le iniziative che sono all'interno del Max Museo, come i laboratori per i bambini, piuttosto che visite guidate, momenti anche di progetti integrati tra teatro e Max Museo, nel sito www.centroculturalechiasso.ch nello spazio legato al Max Museo. E noi del Seltriosauro li terremo aggiornati settimanalmente su tutte le vostre attività. Grazie Nicoletta. Molto volentieri, grazie a voi. A presto, da Chiasso è tutto. Allo spazio Officina di Chiasso, insieme alle opere di Francesco Vella, fino al 29 aprile 2018 si potranno ammirare anche i lavori dei bambini che hanno partecipato ai laboratori con l'artista lo scorso martedì. Siamo riusciti a incontrarlo lo stesso giorno. Vediamo l'intervista.
Amici del Satirosauro TV, siamo in compagnia di Francesco Vella. Sì, molto piacere. E siamo all'interno dello spazio officina di Chiasso. Francesco, e siamo nel pieno della sua mostra, delle sue opere d'arte. Ci parli intanto del suo percorso artistico. Sì, questa è una mostra sull'arte. Ci sono opere che vengono da 30 anni di lavoro e parte dall'inizio degli anni 80 fino adesso, 2018. Gli ultimi lavori sono del 2018. E ho visto l'utilizzo di diversi materiali. Come si definirebbe, Francesco? Ma diciamo che io sono un artista che parte da un concetto dal concetto rifletto e cerco di arrivare al risultato dell'opera d'arte. In generale sono materiali, diciamo, non proprio classici, ma tradizionali, ma comunque con l'indirizzo verso il quadro, cioè l'oggetto appeso alla parete. E quindi in questo ho fatto qualche installazione, ma in questo senso è piuttosto un lavoro che cerca di rispettare il lavoro tradizionale, classico, del quadro, dell'opera alla parete. Poi ci sono dei materiali diversi perché appunto, essendo un artista, diciamo così, concettuale, ma lirico, pittorico, uso diversi materiali a seconda del tipo di opera che sto facendo, uso i materiali migliori per arrivare al risultato migliore per quel tipo di opera. In generale sono materiali sui quali stendere dalla pittura. Ecco. Ho capito. Qui contiamo un bel... Sono delle epoche diverse, per esempio qua siamo davanti ai lavori, alle opere del primo periodo, se così, subito dopo gli studi all'Accademia di Brera. Io ho studiato a Milano pittura dal 75 all'80 con il professor Lanaro come insegnante di pittura, il professor Leonetti di estetica, signor De Grada, professor Raffaele De Grada, storia dell'arte, anche il professor Zeno Birolli. E poi anche con Raffaele De Grado, l'ho già detto. Credo. Sì, comunque principalmente con questi insegnanti. Ma al di là del... E da lì poi sono partito con un tipo di opera abbastanza già, diciamo così, abbastanza indirizzata, che era questa qua, dove qua effettivamente ci sono dei materiali diversi, che sono un po' degli assemblaggi, no? Con diversi materiali. È un po', diciamo, un momento un po' underground, punk, dove si miscelavano diversi materiali e diverse immagini, con l'intento, in questo caso, di esprimere un certo concetto che era un po' un concetto di pericolo, no? Qua in questo spazio ci sono delle immagini degli oggetti che si riferiscono a qualcosa di fragile, di delicato, di indifeso, no? Tipo delle bamboline, dei peluche, delle macchinine, delle immagini anche di donne, ma anche di uomini. E sono messi in un modo abbastanza un po' preoccupante, magari angosciante, no? Tutto questo era fatto comunque non per il desiderio di creare dell'angoscia, ma per cercare di mettere in evidenza una situazione di pericolo, di attenzione verso il mondo, no? Cioè, quindi una sorta di piccolo segnale d'allarme artistico: state attenti a ciò che sta succedendo intorno. Naturalmente la mia non era un'affermazione netta, ma piuttosto un interrogativo, no? Un dubbio, come sempre, c'è sempre un dubbio poetico,
però in poche parole era un po' quello. Guardando il mondo si può vedere che questo, ecco, era un po' indirizzato verso una situazione un po' di pericolo, così come ho detto prima. Quindi al di là degli insegnanti che potranno aver trasmesso comunque la loro esperienza, la loro tecnica, ma Francesco Vella, il 99,9999% delle opere è Francesco Vella. Ma diciamo che durante il periodo dell'Accademia ho seguito delle passioni accademiche, per esempio tanta pittura europea, ma anche tanta pittura americana, soprattutto negli anni 50, tipo l'action painting con Mark Rothko, Jackson Pollock, Barney Newman e altri. Poi anche, ecco, quella era stata una delle prime passioni, l'action painting. E poi anche la pop art e poi soprattutto anche la minimal art, che diciamo sono avvenute nel decennio seguente l'action painting, ecco, soprattutto americana. Quindi diciamo che parto un po' da una scuola americana, anche se magari in questi lavori non si vede così tanto, ma un po' più tardi forse si vede nei lavori che arrivano un po' più tardi. Francesco Vella, questo spazio è allestito da qualche settimana. Sì. Fino a quando i nostri spettatori potranno venire a vedere le sue opere? E fino alla fine di aprile, fino al 29 di aprile, che è una domenica, e quindi l'ultimo giorno alla domenica che è aperta. La mostra è aperta e c'è anche una visita guidata con la direttrice del museo, la signora Nicoletta Cavadini, e anche con me, insomma. Quindi diciamo che negli orari di apertura di spazi officina è facile trovare Francesco Vella presente, giusto? No, facile no, però ci sono spesso, per esempio sabato ero qua, e sono stato qua il pomeriggio, domenica anche, e diciamo che ogni tanto sono qua anche perché ci sono magari delle persone che mi domandano, oppure ci sono delle visite guidate. Oggi per esempio stamattina c'era un laboratorio per dei bambini, e poi anche nel pomeriggio continuerà con dei ragazzi più grandi, insomma. Bene, quindi fino a fine aprile possiamo vedere la mostra di Francesco Vella. Fino al 29 d'aprile, sì, è aperta tutti i giorni tranne lunedì, ed è aperta il pomeriggio dalle 2 alle 6. Bene, amici del Saltresauro TV, un'altra grande occasione per venire a Chiasso e visitare questa mostra. Noi, come sempre, settimanalmente vi terremo informati. A presto, grazie Francesco per il suo tempo. E buona giornata. Ciao. Vi ricordiamo che sabato 21 aprile 2018 alle ore 15 in corso San Gottardo all'altezza del numero 23 si potranno incontrare tutti i ragazzi e bambini che vorranno scambiare figurine doppie dei mondiali di calcio. Sempre sabato 21 aprile 2018 alle ore 20:30 al Teatro Excelsior verrà proiettato il cortometraggio Alone di Marcus Oz. Seguirà un incontro e la presentazione di un nuovo progetto cinematografico dell'artista. Ancora sabato 21 aprile 2018 alle ore 20:30 al Cinema Teatro in via Dante Alighieri andrà in scena La Traviata di Giuseppe Verdi. Giovedì 16 aprile scorso, in via Bossi 33 è stato inaugurato il centro del movimento Mo Movi, una struttura innovativa ideata per il mantenimento psicofisico ottimale di chi affronta la terza età. Ecco il servizio. Ciao a tutti,
bene, ci siamo tutti. Allora, vieni. Dai la porta. Dai la porta. Buonasera a tutti e a tutte. Benvenute e benvenuti a questo momento di apertura informale, anche se vogliamo dare una certa importanza a questo evento. Sono Giorgio Comi, presidente del Servizio dell'Assistenza e Cura a Domicilio del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Saluto con me anche il direttore Frisne, che è la responsabile sanitaria, grazie, che è dietro, Sabina Arrelò, che sono la base, ecco, i nostri direttori amministrativo e sanitario del Servizio Assistenza e Cura a Domicilio sono la base di questa iniziativa, insieme, e assente per impegni, c'era stamattina, insieme al responsabile Damiano Zen, che è un... scusami, non ti ho visto, grazie che sei arrivato anche tu. Buonasera anche a te. Questa esperienza che vuole essere, per alcuni, già stamattina ci chiedono un primo momento, sicuramente un momento importante, un luogo del Mendrisiotto per favorire le attività di movimento pensate per persone anziane o per persone in difficoltà. Non è una palestra fitness dove si viene per consolidare i muscoli e poi andare a fare delle gare, è un luogo pensato per delle persone da mantenere in salute, quindi pensiamo a persone over 60 o a persone anche più giovani che possono avere delle difficoltà. Se avete notato, alcuni attrezzi che poi vi verranno brevemente presentati possono essere smontati per permettere a delle persone in carrozzella, per esempio, di utilizzarle, ed altri che hanno degli scopi che non sto a raccontarvi io, penso che o Damiano o qualcun altro ve lo racconterà, ma io tengo adesso a finire questa parte perché sono onorato di vedere presenti per questa iniziativa che il Servizio Assistenza e Cura a Domicilio ha passato ad un'associazione, l'associazione Centro del Movimento, presieduta da Bruno Arrivoni, che è anche il sindaco della città. Ti passo la parola. Grazie Giorgio. Buonasera anche da parte mia. Un paio così di concetti che vorrei riassumere. Prima di tutto, questa associazione, MOMOVI, è un'associazione senza scopo di lucro. È importante dirlo. Appartiene, diciamo, alla cura a domicilio, e come voi sapete le cure a domicilio appartengono ai comuni del Mendrisiotto. L'obiettivo è quello di creare qualcosa per la prevenzione. Prevenzione soprattutto per le cadute, che è un problema grande, soprattutto per le persone anziane. E anziani, oggigiorno vediamo molta gente che arriva fino a 100 anni, che 20 anni fa era una cosa abbastanza rara, se volete. Quindi c'è un mercato che si è aperto, un mercato in cui probabilmente non c'è tantissima prevenzione, o c'è a gruppi, quindi noi vorremmo anche creare un centro per coordinare queste attività. Anche per questo abbiamo preso contatto con Prosenectute, con Latte, con i centri diurni, con le case anziane, con tutta una fascia di popolazione che ha bisogno di tenersi in forma. Vedete dei strumenti, dei attrezzi elaborati dal Politecnico di Zurigo, rappresentato in Ticino dal signor Zenf, che sono apposta per le persone di una certa età. Bisogna dire che in Svizzera interna ci sono già una trentina di questi centri, in Ticino ve n'è uno solo a Lugano da 2 anni e lavora molto bene, quindi siamo convinti che anche qui avremo una buona affluenza. Nell'associazione siamo presenti 5 persone, e per quanto riguarda il cura a domicilio, il direttore Brian Frischneck, la signora Sabrina Revolon, responsabile, come si può dire? Direttrice, ecco, non mi viene mai, devo imparare. Direttrice sanitaria di tutte le persone che coordinano tutte le cure a domicilio qua nel Mendrisiotto. A Chiasso, tra l'altro, abbiamo tantissime persone. C'è anche il signor Giampaolo Cereghetti, presidente del Latte Ticino, e il dottor Quadri, geriatra a Mendrisio. Quindi, come vedete, gente, oltre a me, io non sono un esperto, però gente è molto radicata in questo settore. Un'altra cosa che abbiamo pensato è di creare anche un centro d'incontro, quindi ci sono delle poltrone, c'è una sala anche per fare ginnastica a gruppi.
abbiamo dei quadri, vedete, dell'artista Franco Arsen Giacomo qui presente. L'idea è quello così di dare la possibilità anche agli artisti del Mendrisiotto di esporre le proprie opere, non so, magari ogni sei mesi intercalarle anche con altri artisti. Quello che volevo ancora dire è che qualcuno mi ha chiesto, non è che bisogna avere un certificato medico per venire qua, no, qui è aperto a tutti, chi vuole può passare, fare una prova, e poi vi sono delle possibilità di fare degli abbonamenti. L'abbonamento annuale costa 590 franchi, stiamo vedendo se una parte si può recuperare con la cassa malati, poi sicuramente si può fare anche degli abbonamenti più corto termine, tre mesi, così uno se vuole provare. Avremo anche dei volontari che daranno una mano, vedo il signor Enrico Castelletti, che tutti conoscete come valente professore, si dice professore di ginnastica, un maestro da ginnastica, ecco, quindi un po' anche lui nel settore. E niente, noi siamo convinti che è che noi andiamo a coprire una lacuna che c'era nel Mendrisiotto. L'idea è quella di aprire più a Chiasso, se poi dovesse funzionare molto bene, perché no, aprirne anche una a Mendrisio, vediamo. Saranno poi le prossime settimane e mesi per valutare come sarà la rispondenza. Io mi fermo qui, non so se magari Damiano volevi dire due parole, sì, penso che sia opportuno. Visto che sia opportuno su questi attrezzi, e grazie per la vostra presenza. Solo brevemente accennare che appunto questa palestra fa parte di un concetto più ampio dell'approccio all'anzianità, all'invecchiamento degli ultimi 10-20 anni, dove si è passati dall'approccio terapeutico, nel senso che l'anziano, di età interessante, diciamo, arrivava al medico quando aveva già qualche difficoltà, qualche acciacco. Adesso c'è l'approccio da qualche anno, una decina d'anni, che si parla di paradigma del benessere, quindi l'anziano ha proprio interesse a star bene durante questo processo di invecchiamento, e questo viene proprio da un bisogno comunque della società e degli anziani stessi, non sono noi, non siamo noi esperti, movimenti eccetera eccetera che ci inventiamo queste cose, è proprio l'anziano che si fa la domanda come posso invecchiare senza avere troppi acciacchi, e questo centro aiuta proprio questo processo a migliorare, diciamo, il benessere proprio durante questo processo di invecchiamento tramite questi strumenti mattinali che allenano sicuramente la forza, che è una parte comunque fondamentale, e per poterci muovere in sicurezza sono delle apparecchiature che vengono dalla Finlandia, sono pensate apposta per persone che hanno difficoltà nei movimenti, che sono indebolite, il carico va, si può aumentare i 100 grammi alla volta, si può mettere anche un carico molto basso, permette anche attività molto veloci senza danneggiare le articolazioni, eccetera, eccetera. Anche l'accesso è molto facilitato, e anche con un braccialetto elettronico non c'è bisogno di programmare ogni volta le varie impostazioni. Oltre a questo si è notato che allineare la muscolatura non è sufficiente a prevenire le cadute, a muoversi in modo sicuro, abbiamo anche una testa, quindi un cervello che comanda questi movimenti, e per allenare proprio queste funzioni, il controllo dei movimenti, decidere come girarsi, come alzarsi da una sedia, come affrontare un sentiero accidentato, col computer di Zurigo appunto abbiamo inventato questo strumento, questi Excel Games, sono dei videogiochi apposta per il movimento, dove ad uno stimolo cognitivo che viene da questo schermo bisogna reagire facendo dei passi. E c'è dietro una vasta ricerca del computer di Zurigo con il professor De Bui, che da 5-6 anni studia proprio questo tipo di concetto, che è molto più efficace combinato se combinato appunto all'allenamento della muscolatura. Ecco, grazie. Amici del Saltriosauro TV, siamo qui con Sabrina Rivolon, che ci racconta qual è la sua funzione in questa bellissima organizzazione per le persone anziane e non solo. Buonasera a tutti. Come dicevamo appunto l'associazione Momovi, che è nata qui a Chiasso,
È un'associazione patrocinata dall'assistenza a cura a domicilio di Mendrisio, per la quale io lavoro come direttrice sanitaria. L'idea di Momovi è nata proprio da un lavoro fatto all'interno dell'associazione, che si occupa prevalentemente di persone anziane, ma non solo, ma abbiamo iniziato qualche anno fa a lavorare proprio sull'aspetto delle cadute nell'anziano, che è un problema importante di salute pubblica. Nell'elaborazione dei dati abbiamo visto che negli anziani appunto una delle difficoltà che si avevano era proprio quello della diminuzione della forza fisica, muscolare quindi, ma anche dell'aspetto cognitivo, quindi da lì siamo partiti appunto con un'analisi che ci ha portato poi a capire che cosa esisteva come possibilità per dare a queste persone una possibilità per sviluppare invece delle risorse che le permettessero il mantenimento a domicilio e di rimanere in salute il più a lungo possibile. Abbiamo visto appunto una realtà analoga a quella che oggi qui inauguriamo, che è a Lugano, che è il centro con Cronos, e all'interno invece della Svizzera interna, dove ci sono una trentina di associazioni di questo tipo, di palestre di questo tipo, dove l'anziano può allenarsi nell'idea proprio di mantenere le competenze, le risorse fisiche e anche cognitive che gli permettano poi di affrontare la vita di tutti i giorni, l'attraversare la strada, l'uscire di casa e soprattutto di rimanere in salute il più a lungo possibile. Sappiamo che il declino fisico e cognitivo è innegabile con l'età, però è anche vero che la persona che adesso ha 60 anni, 65 anni ha una speranza di vita di altri 30, 35, 40 anni e quindi si voleva dare vita agli anni. Quindi l'idea è proprio quella di lavorare di prevenzione, di promozione della salute per far vivere bene questi anni di vita. Direi che è una aspettativa ben superiore a quelle di un po' di anni fa, come giustamente sottolineava prima nel discorso sia il sindaco che gli altri interlocutori. Prima ho sentito parlare di ricerche fatte in collaborazione col Politecnico di Zurigo. Sì, esattamente. Alcune delle macchine che sono presenti qui al centro sono state pensate specificatamente per questa tipologia di utenza, quindi con un'età avanzata, e permettono proprio di allenare non solo il fisico, ma proprio anche la mente, il cognitivo. Perché ci sono, banalmente, camminare non è solo una questione fisica, non sono solo le gambe che mi portano, ma c'è anche il cognitivo, quindi il capire e l'interpretare tutti gli stimoli che arrivano. Dicevo prima, attraversare la strada sembra una cosa molto semplice per noi giovani, ma diventa difficile per una persona che comincia ad avere qualche problema fisico oppure cognitivo. Il riconoscere le luci, semplicemente quanto tempo rimane verde il semaforo per poter attraversare la strada. Il riuscire a coordinare il movimento con quello che è la percezione di questi stimoli. È questo che l'ETH di Zurigo ha studiato e sul quale sta facendo ancora ricerca e che ha portato alla creazione di alcune delle macchine che sono qui presenti, che vanno proprio a stimolare questo allenamento doppio e quindi la connessione tra quello che è il cognitivo e il motorio, proprio creando anche delle nuove connessioni neuronali. Grazie. Da Chiasso è tutto. Arrivederci a presto e ricordatevi che a Chiasso c'è anche questo. Ricordiamo anche che presso il centro del movimento Momovi in via Bossi 33 è possibile vedere anche l'esposizione temporanea delle opere di Franco Val San Giacomo. Per oggi è tutto, arrivederci alla prossima settimana.